Gossip, Giulia De Lellis e Andrea Damante non stanno più insieme. È finito l'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. A lanciare questa notizia shock, è stata la romana attraverso il suo profilo Instagram pochissimi minuti fa. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, visibilmente emozionata, ha informato i suoi tantissimi fan che la relazione tra lei e il veronese si è chiusa. Ma non ha voluto spiegare i motivi di questo clamoroso ed inaspettato addio. I Damellis, così venivano chiamati i due piccioncini dai loro sostenitori, sono appena tornati da un lungo viaggio in Africa. Un viaggio che sembra aver contribuito in negativo sulla favola che questi ragazzi vivevano da quasi due anni. Giulia De Lellis spiazza, io e Andrea Damante ci siamo lasciati. Nel primo pomeriggio di mercoledì 18 aprile, è arrivata una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Giulia De Lellis ha usato i social network per annunciare la fine della sua storia d'amore con Andrea Damante. Attraverso dei filmati che la ragazza ha caricato nelle sue Instagram Stories, infatti. Tutti sono stati messi al corrente dell'improvvisa rottura che è stata tra i due amatissimi protagonisti del recente passato di Uomini e Donne. La romana, visibilmente emozionata e con gli occhi lucidi, ha parlato direttamente alle migliaia di persone che la sostengono sin dal suo debutto nel programma di Canale 5. Le stesse persone che hanno spinto lei e il tronista in tutte le esperienze televisive che hanno affrontato in questi anni, entrambi sono stati concorrenti del Grande Fratello VIP. Non che io debba dare spiegazioni a nessuno, ma ci tenevo a farvi sapere che io e Andrea non stiamo più insieme. Queste le parole che ha usato la ventenne per comunicare la rottura con l'uomo che l'ha scelta davanti alle telecamere quasi due anni fa. So che molti di voi l'avevano già capito, però volevo confermarvi questa cosa senza dover spiegare le motivazioni. Quando una storia finisce è sempre colpa di entrambi, ha aggiunto un'emozionata Giulia nel breve ma toccante discorso che ha postato sui social network pochissimi minuti fa. La De Lellis, inoltre, ha chiesto che chiunque voglia bene a lei ed amante rispetti la loro privacy. E perciò eviti di fare domande sul perché questa bellissima relazione si è conclusa da un momento all'altro. Ce la faranno i tanti fan dei Damellis a rispettare la volontà della loro beniamina? Giulia e Andrea, è addio dopo quasi due anni d'amore. Che Giulia De Lellis e Andrea Damante fossero vicini all'addio, non se l'aspettava nessuno. La notizia data dalla ragazza su Instagram poco tempo fa, infatti, ha spiazzato davvero tutti. Solo un paio di settimane fa, per esempio, i giornali di gossip riportavano le dichiarazioni che il tronista aveva rilasciato sul suo futuro con la romana. Stando a quello che è apparso sul web ultimamente, infatti, il giovane intendeva sposare la compagna e fare dei bambini con lei il più presto possibile. A lasciare i fan di Uomini e Donne senza parole, inoltre, sono state anche le ultime immagini che l'ormai ex coppia ha condiviso sui rispettivi profili fino a pochi giorni fa. Durante il safari che Giulia e Andrea hanno fatto in Africa la scorsa settimana, infatti, sono state molte le dediche d'amore che si sono scambiati anche sul web. Cosa è successo al rientro dei ragazzi in Italia? Che questo romantico viaggio fosse un modo per superare una crisi che non avevano mai condiviso con chi li segue. Nel momento in cui scriviamo,
Damante non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale sulla rottura con la De Lellis. Ma siamo certi che di tutta questa storia sentiremo ancora parlare a lungo.